termine storia deriva dal verbo greco historein, che significa cercare, sapere e informarsi, e quindi rimanda a una ricerca, a un desiderio di conoscenza. Alla domanda che cos'è la storia? Potrei rispondere in un miliardo di modi, a partire dal fatto che è la conoscenza del nostro passato, delle cause per cui certi avvenimenti si sono originati e delle conseguenze che hanno avuto. La ricerca storica ha origini molto antiche e non si basa solo sulle capacità di ricerca e narrazione di un determinato storico. Mi piace menzionare la definizione di storia data dallo storico Mark Bloch, che dice: "La storia è la scienza degli uomini nel tempo". Immaginate uno short, una carrellata di video e di immagini che ripercorrono tutto ciò che è stato. Quanto tutto ciò ci può aiutare ad affrontare con più consapevolezza situazioni future? Quanto tutto ciò può essere anche un monito, un alert, rispetto a quello da indagare e da non sottovalutare? Se prendiamo l'esempio del coronavirus e della chiusura forzata avvenuta in vari paesi, è lampante quanto tutto ciò abbia scongiurato l'incremento di contagi che invece si verificavano in passato di fronte al mantenimento di commerci e di fronte ad aggregazioni collettive quali preghiere o processioni. Pensate che la vulnerabilità che abbiamo sperimentato durante la pandemia è stata ugualmente provata più di 2000 anni fa dagli abitanti di Atene durante una pestilenza che tra l'altro descrisse Tucidide, storico greco con una obiettività estremamente moderna. Leggendo le sue storie mi sono resa conto che le paure sono rimaste le stesse. Prestate attenzione a questo estratto che mi ha veramente fatto emozionare. Un tale contagio e una tale strage non erano avvenuti in nessun luogo a memoria d'uomo, che non bastavano a fronteggiarla, neppure i medici, i quali, non conoscendo la natura del male, lo trattavano per la prima volta. Anzi, loro stessi morivano più degli altri, in quanto più degli altri si accostavano al malato, e nessun'altra arte umana bastava contro la pestilenza. Le immagini della pandemia Covid-19 che abbiamo indelebili nella nostra mente, riferite ai reparti di terapia intensiva al collasso, ai medici, agli infermieri, al personale sanitario instancabilmente al lavoro, rimandano a quanto provato durante le precedenti pestilenze ed epidemie. Tra queste vi fu la peste nera che si propagò in Europa dal 1347 al 1351. Venne descritta anche da Boccaccio e da Petrarca e fu caratterizzata da un enorme tributo umano, con conseguenze come calo demografico e sconvolgimento totale delle economie locali. Certo, oggi abbiamo più strumenti per affrontare pandemie e nuovi virus, non solo maggiori conoscenze a livello scientifico, anche apparecchiature tecnologiche, ma anche esempi storici a cui riferirci. Possiamo trarre insegnamenti dalla storia anche per quanto riguarda l'immigrazione e l'integrazione. Per esempio, Clodoveo, re dei Franchi, si impegnò in prima persona nel stabilire una connessione fra romani e franchi, cercando di attenuare i fattori di divisione sociale e culturale, incoraggiando le unioni miste e unendo i tratti migliori dell'uno e dell'altro popolo. Lo stesso Teodorico, con il suo progetto politico, si impegnò a favorire la convivenza fra romani e la minoranza gota, promulgando anche delle leggi che li ponevano formalmente sullo stesso piano, dando vita in tal modo a due società coesistenti, senza fonderle e mantenendo in vita le usanze tradizionali di ciascun popolo. Nella storia più recente, l'esempio più calzante di integrazione fra nazioni è data dalla nascita delle prime istituzioni europee volte a scavalcare quel periodo di sofferenza e distruzione provocato dalla Seconda Guerra Mondiale. Questo processo di integrazione si è espresso definitivamente tramite la Dichiarazione Schuman, il primo discorso politico ufficiale in cui compare il concetto di Europa come unione economica e di seguito politica fra i vari stati europei. Nel mondo di oggi, orientato verso la tecnologia e la scienza, che apporto può dare il lavoro di uno storico?
Gli storici svolgono un ruolo importantissimo nel sintetizzare e ripercorrere gli eventi passati, e questo dà l'occasione agli individui della società di imparare dalla storia e tracciare un percorso verso il futuro. In momenti di estrema difficoltà, l'uomo ha sempre sentito il bisogno della storia, poiché sapere che in passato gli uomini si sono spesso trovati ad affrontare situazioni di sconforto simili alle attuali e che sono riusciti a risolverle, ci porta conforto e speranza. Per noi giovani la storia è uno strumento utile a costruire un'identità. Il nostro spirito critico ci insegna a imparare dagli errori passati senza dare nulla per scontato. Perché ricordando il passato ci rendiamo conto che siamo responsabili di costruire una eredità consapevole per le generazioni future. Ecco quindi il mio invito. Guardiamo al passato per costruire un futuro insieme e responsabilmente.